quello che mi ripropongo adesso, se funziona qui l'affare, quello che mi ripropongo è di andare adesso a fare con più dettaglio quello che vi ho spiegato nell'ora precedente. Allora, il problema l'abbiamo già definito più volte, quello di andare a progettare la fognatura urbana, quindi prendo un'area, la suddivido, faccio una partizione dell'area a sentimento, poi distribuisco una rete ad albero lungo le strade e ad ogni elemento della rete attribuisco un'area. Su tutte queste cose ho già dato dettagli nelle lezioni precedenti. A questo punto devo andarmi uno a calcolare la massima portata per ognuna delle aree e poi andare a dimensionare il tubo. Il primo elemento che compare è la determinazione della precipitazione efficace. Cosa prendo come precipitazione efficace? Come precipitazione efficace prendo una precipitazione di altezza P costante per una certa durata 0 T con P, che qua è espressa come prodotto di due particolari, chiamiamoli così, funzioni, che poi non sono funzioni ma sono distribuzioni, la distribuzione di Heaviside. Allora, che cos'è la funzione di Heaviside? Allora, vedete sulla lavagna lì di sinistra, vedete segnato un impulso costante per di durata T con P. Di altezza quanto? P. Io ho messo 1. Beh, di altezza P, ma la funzione di Heaviside è una funzione che è definita in questo modo qua che vedete nella qui, cioè è 1 per t maggiore o uguale di 0 e 0 per t minore di 0. La definizione di questa funzione è quindi una funzione a gradino, come vedete in alto a sinistra, a destra. È la stessa, questa però è una funzione che sale ad 1 nell'istante t uguale a 0 e poi rimane costante mentre noi vogliamo che ritorni a 0 per t con p. Allora, osservate come è fatta la funzione di Heaviside per l'intervallo t con p, cioè per il valore t con p meno t. Allora, quando t con p meno t, cioè l'argomento di questa funzione, è maggiore di 0, questa funzione è 1. E viceversa è 0 quando t con p meno t è minore di 0. Allora t con p meno t maggiore di 0 significa t minore di t con p. Quindi la funzione di Heaviside calcolata in t con p meno t è una funzione a gradino che però è 1 fino al tempo t con p e 0 dopo. Il prodotto di queste due funzioni qua, che cos'è? Una funzione che è 0 prima di 0 e 0 dopo t con p ed è diversa da 0 solo nell'intervallo 0 t con p. E allora questo spiega questa scrittura della precipitazione efficace in questo modo qua. Adesso quindi andiamo a scrivere la nostra precipitazione efficace all'interno della formula dell'idrogramma istantaneo unitario e qui vedete al posto di T ho fatto un'operazione un po' particolare, perché l'idrogramma istantaneo unitario, come se vi ricordate, era idrogramma istantaneo unitario di T men tau per J efficace di tau in de tau. Questa operazione si chiama convoluzione. Quindi qui invece di scrivere T ho scritto tau, ma del resto l'espressione è sempre quella. La parte in giallo è 1 in questo intervallo e 0 negli altri intervalli. E la scrittura
questa scrittura mi serve per scrivere in forma compatta una cosa che altrimenti dovrei scrivere con dei tanti segni. Allora, questo qua è 1 tra 0 e t con p, diciamo è 0 comunque per t maggiore, per t minore di 0, per t minore di 0 non è neanche definito, come vedete l'estremo inferiore qua di integrazione è 0, quindi quello è il mio istante iniziale. In questo intervallo questa funzione che cos'è? È semplicemente l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario di t men tau calcolato in d tau. E dopo andiamo a vedere che cos'è. E per t maggiore di t con p che cosa succede? Per t maggiore di t con p l'unica cosa che cambia è che ho la parte di integrale tra 0 e t con p è comunque questa. Poi qui t continuerebbe, ma per t maggiore di t con p questo qua è 0 e quindi la parte di integrale che ci sarebbe in più è 0. Quindi per t maggiore di t con p la mia portata è semplicemente l'integrale tra 0 e t con p di l'idrogramma istantaneo unitario di t men tau in d tau. Mentre prima tra 0 e t con p era la portata era, a t, p, poi l'integrale tra 0 e t, non t con p, t, come questo, sempre di questa espressione qua. Sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. Per cui il risultato si può scrivere così. La portata Q di T è uguale a A, che a T che è l'area del mio bacino scolante, P che è l'altezza di precipitazione costante, poi sopra ho l'integrale tra 0 e T dell'idrogramma istantaneo unitario di tau in d tau, dove questa volta è scritta così perché ho fatto un cambiamento di variabili. T men tau, come doveva apparire, l'ho posto uguale a x se volete, e poi ho fatto il cambiamento di variabili da d tau a x, cambiato di segno, ho fatto un po' di cose, poi l'ho richiamato d tau, e questo è un tau. Nell'integrale invece che sta sotto, l'integrale che sta sotto, se vi ricordate, era l'integrale 0 t con p, idrogramma istantaneo unitario di t men tau in d tau. Allora, prima operazione, definisco x uguale t meno tau, quindi dx uguale a meno d tau. Allora, quando x, se x è uguale, scusate, se tau è uguale a 0, x è uguale a t, se tau è uguale a t con p, x è uguale a t meno t con p. Ok, dove ho usato questa formula per ottenere prima questa e poi questa seconda. Sostituendo, cambiando i segni in modo opportuno, mi vengono le due equazioni di prima. Allora, in particolare la seconda andrebbe scritta così all'inizio, che sarebbe integrale tra t e meno t con p in t dell'idrogramma istantaneo unitario di x, se volete, in dx.
che però è esattamente quella che è scritta lì, perché ho applicato una proprietà degli integrali, questa è l'integrale da 0 a t meno l'integrale da 0 a meno t con p. Quindi questa è la mia portata, ottengo un'espressione per la mia portata. Potete osservare che anche nella seconda parte dell'integrale, alla fine, io ottengo un'integrale che ha l'estremo superiore che varia, ma è sempre la stessa funzione che appare. Questa funzione che mi appare qui e che io qualche volta viene chiamata S grande di T, e viene chiamata S function, la funzione S dell'idrogramma istantaneo unitario. Viene chiamata funzione S perché quell'integrale lì ha un andamento ad S. Per esempio, nel caso della funzione esponenziale, quell'integrale lì è fatto così. E quella è la funzione meno s. Nel caso del cinematico è fatto così, mettiamo un po' di... Ma se io scelgo altre funzioni, normalmente queste altre funzioni saranno curve fatte così, un po' ad S, ma che siano fatte ad S è naturale nell'interpretazione che io vi ho dato solo a parole, senza dimostrazioni, che quel programma istantaneo unitario è una distribuzione di probabilità, in particolare una distribuzione di probabilità dei tempi di residenza, e quindi si chiama S-function per questo motivo che va come deve andare, una funzione di probabilità. Solo che questo nel 1930 non se ne erano resi conto, neanche quelli che hanno studiato dopo, e quindi in letteratura permane un po' sto nome qua. Fatto quell'integrale lì, io ho le mie portate. Allora adesso andiamo a vedere che cos'è l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario, in particolare di questa funzione, dove qui ho fatto un errore imperdonabile, nel senso che ho ridefinito la lambda come il contrario della lambda che avevate visto in una lezione precedente. Vabbè, questa lambda qua ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, perché lambda t in questo caso deve essere adimensionale. Mentre prima avevo scritto la funzione esponenziale 1 su lambda e alla meno t su lambda. Di solito quando si fanno queste operazioni, uno si chiama lambda, l'altro si chiama k, il suo inverso si chiama k, insomma. Però qui ho fatto questa cosa. Direi che nei software che trattano le distribuzioni, questa è la distribuzione, è il caso più frequente, come sono definiti i parametri. Allora l'integrale di lambda per e alla meno lambda t è uguale ad 1 meno e alla meno lambda t. Questa è un'operazione facile da fare, che vi invito a fare per rinfrescare la vostra memoria su come si fanno gli integrali, che si tende a dimenticare dopo un po', anche se sono semplici come questo. Dunque, il metodo, il calcolo della mia portata con il metodo dell'invaso lineare, allora vanno ulteriormente a specificare alcune cose, cioè prendo che la mia precipitazione costante sia calcolata con che cosa? Con le curve di possibilità pluviometrica. Quindi prima avevo scritto P, e qui scrivo invece A per t con p alla n-1, perché è un'intensità media di precipitazione, non è l'altezza di precipitazione che mi dà la curva di possibilità pluviometrica.
Aggiungo anche questo coefficiente phi, che è il coefficiente di afflusso. Anche di questo abbiamo parlato brevemente, ed è nella sostanza il valore che viene attribuito alla media delle superfici che afferiscono a quell'area. Supponete per esempio che quell'area sia costituita solo da un asfalto impermeabile. Allora quel phi è 0,9. Ci sono delle tabelle che pure sono, che pure vi ho mostrato nella lezione precedente della settimana scorsa. Supponiamo che l'area sia metà giardino e metà impermeabile. Il giardino avrà 0,2 di phi, 0,2 per un mezzo dell'area, più 0,9 per un mezzo dell'altra area fatta di materiale impermeabile, ottengo il phi medio. E questo è il phi che compare lì. Questa A è quella che precedentemente avevo chiamato A con T, ma non cambia nulla. E il per T compreso tra 0 e T con P, la soluzione è questa qua. Per T maggiore di T con P, la soluzione è, va in continuità, però diciamo per T uguale a T con P, per T uguale a T con P, devo imporre la continuità di queste due soluzioni, e quindi la soluzione per T uguale a T con P è 1 meno E alla meno lambda T con P, per cui la formula che ne deriva dall'integrazione che avevate visto prima è questa che compare. Anche qui, se volete fare un breve esercizio di calcolo per verificare che questa espressione sia uguale a quella di prima. Una cosa a cui bisogna stare attenti qui è che dopo, quando uno va a scrivere queste cose qua, dice l'area come ce l'ho. Adesso l'abbiamo trattata nel modo così impersonale, queste aree, queste superfici, devo darle in unità coerenti, però magari l'area ce l'ho di solito in ettari, la curva di possibilità pluviometrica ce l'ho in, che ne so, millimetri al minuto, il phi è una coefficiente adimensionale, quindi in generale poi la portata io lavorerò a cosa? Lavorerò per esempio in metri cubi al secondo. Quindi devo introdurre in questa formula un coefficiente B, per esempio, che metto in fronte alla formula per tener conto delle eventuali conversioni di unità di misura che io ho tra l'una e l'altra quantità. Se A è in ettari, A T con P alla n-1 e millimetri all'ora alla meno 1, bisogna moltiplicare tutto per 10 diviso 3.6 per avere la portata in litri al secondo. E poi, se vogliamo in metri cubi, dobbiamo naturalmente dividere per 1000. Per esempio, T con R, T con P alla N-1 in 40 mm all'ora. Area è di 100 ettari, 40 per 10 per 100 per 10 diviso 3.6 per S di T litri al secondo. No, questa osservazione ve la faccio, dove S con T è l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario, la cosiddetto SA idrografico. È un'osservazione non stupida, nel senso che voi poi userete dei programmi, ma dovete tener conto sempre delle unità di misura che sono spesso incoerenti fra di loro. Sono incoerenti dal punto di vista dell'unità di misura, ma sono coerenti in realtà con i valori poi dei numeri che invece ottenete e che anche a calcolare. Perché ciascuna delle unità rappresenta
diciamo in numeri relativamente piccoli, anche centinaia se vogliamo, però che si possono considerare prossimi all'unità e non sono né troppo grandi né troppo piccoli quando si dividono tra di loro, e da non poterli calcolare. E per esempio in alcuni casi non ottenere dei numeri che sono zero, perché magari andiamo a dividere per un numero molto grande, semplicemente perché per esempio abbiamo calcolato tutto in metri o in millimetri cubici. Eccola qua la nostra soluzione. Davanti appunto c'è il fattore di conversione che vi ho detto, se le unità di misura sono date come in precedenza, e quindi questa è la nostra portata. Cosa ce ne facciamo di questa portata del nostro bacino? Se devo progettare una fognatura, questo al variare di T mi dà l'idrogramma, cioè come varia la portata, ma a me serve solo che portata. Cioè, allora, sì esatto, mi serve la portata massima. Se mi serve la portata massima, come faccio a ottenere la portata massima da qua? Derivo la portata rispetto a T, a meno che a meno che non ci sia una cuspide, però qui c'è proprio la cuspide. Cioè, in questo caso il nostro sistema è continuo in T con P, ma a derivata discontinua c'è una cuspide. Allora, sì, vado a calcolare le derivate di questa funzione, che non sono mai uguali a zero. E però posso vedere che la funzione è crescente nella prima parte, decrescente nella seconda parte, cioè dopo T con P, e che il massimo sia proprio nel punto di cuspide in T con P. Quindi banalissimamente la mia portata è, forse voi non avete notato, ma qui io avevo sostituito T con P a T. Qua dentro avevo messo T con P. Questa è la mia portata di picco, e difatti non a caso avevo anche messo un pedice P per dire che è la portata di picco. Seconda domanda, a lei in fondo là. È questa la portata massima per la quale io voglio progettare la mia fognatura? Può rispondere sì o no? La risposta di no, tirando a caso, si vede chiaramente, però la risposta è no. Perché? Perché qui io non ho specificato la durata della precipitazione. Io vedo che qui ho tante portate di picco, tante quante sono le durate di precipitazione. Questa è una funzione di T con P. Come faccio a trovare quella precipitazione che mi dà la massima fra le portate di picco? Banalissimo derivo rispetto a T con P. Derivo rispetto a T con P e pongo il risultato uguale a zero, che è quello che faccio qui. E che cosa succede in pratica? In pratica succede che la mia curva singola è questa, questo è T con P. Se io ho una pioggia più breve, sale più velocemente, perché la curva di possibilità pluviometrica mi dice che l'intensità è più alta. Quindi sale così, per esempio. Però mi fermo prima. Qui in mezzo ho un'altra precipitazione. Quando io vado a derivare rispetto a T con P, quello che faccio è
considero l'inviluppo dei massimi, che sarà una curva fatta così, e vado a calcolare il massimo della curva di inviluppo. Questa è la derivazione fatta passo passo, cioè il primo termine, cosa faccio? Beh, c'è un t con p alla n meno 1, questo mi dà n meno 1 per t con p alla n meno 2, che vedete lì, per t con p alla n meno 2. Poi il t con p compare anche con l'esponenziale, ma la derivata dell'esponenziale sarebbe meno la derivata di e alla meno lambda t con p, e questo la derivata è e alla meno lambda t con p moltiplicata per lambda, che vedete è scritta qui con un segno meno sbagliato, qui che ci va il meno qua. A questo punto, fra i due addendi, che cosa posso raccogliere? Beh, posso raccogliere a t con r, posso raccogliere t con p alla n meno 2, posso raccogliere l'area, posso raccogliere φ. Mi resta n meno 1, 1 per e alla meno lambda t con p, per t con p lambda e alla meno lambda t con p. E devo porre questa espressione uguale a 0. Ponendo questa espressione uguale a 0, ottengo questa espressione qua, n, uguale a n, che è una cosa che conosco perché n mi deriva dall'analisi pluviometrica, uguale ad 1 meno r per e alla meno r su 1 meno e alla meno r. Beh, dopo lì ho sviluppato in serie di Taylor gli esponenziali e ho fatto un po' di semplificazioni per rivedere che in realtà da lì si potrebbe dimostrare che la curva è una curva monotona, quella che ottengo, poi la vado anche a disegnare. Comunque dimenticate l'ultimo pezzo, dove ho ridefinito r come lambda per t con p. Che cosa mi dice questa equazione? Questa è la soluzione. Ma la soluzione mi dice che io in realtà, andando a derivare sui tempi di precipitazione, non riesco ad ottenere la precipitazione che mi dà la massima portata, perché il risultato è ancora funzione del parametro lambda. Se io lambda l'ho fissato, ottengo la risposta, cioè il tempo che mi dà la massima portata, la durata della precipitazione con la quale ottengo la massima portata. Se non ho fissato lambda, questo non lo so. In realtà la curva l'ho riscritta così, diversamente da come ce l'avete voi con le slide, perché ho fatto un cambiamento corretto. L'ho scritta 1 meno n, che so che è un termine positivo, 1 meno n, compreso tra 0 e 1, perché questo ci abbiamo ragionato sulle curve di possibilità pluviometriche. E questa è quella che vedete disegnata, così questa curva decrescente è esattamente r per e alla meno r diviso 1 meno e alla meno r. Per esempio noi allora cosa facciamo? N lo conosciamo, per esempio 0,6. N, valore un po' strano, n è 0,6, 1 meno 0n è 0,4, il mio r che mi dà la portata massima è questo valore che è circa un po' minore di 2. Per ottenere questo valore devo invertire questa curva qua e risolvere il problema non lineare che vedete comunque disegnato lì, ma si può fare anche, come dire, un po' a mano, nel senso che quella curva lì si possono calcolare tutti i valori e andare a vedere dove stiamo.
con la precisione che vogliamo. Comunque noi lo faremo in Python una delle prossime volte, non la prossima volta che mi vedrete, ma la settimana dopo ancora. E comunque io posso sostituire R uguale a lambda t con p nell'espressione che mi dà la portata di picco e ottengo questa espressione qua. Che vedete? A questo punto è funzione di R star, che questo è, e l'ho chiamato R star la mia soluzione, che è solo funzione di n, dei coefficienti della curva di possibilità pluviometrica. Al posto di lambda però, al posto di t con p compare questo lambda alla meno n che rappresenta il coefficiente dell'invaso lineare. Dunque io so dove sta la mia portata massima nel modello dell'invaso lineare, la so a meno della determinazione di lambda. E se io la rete ce l'avessi già, potrei fare delle misure andando a cercare qual è questo lambda, in particolare l'interpretazione è qui, è che è l'inverso del tempo medio di residenza. Quindi potrei andare, per esempio, misurare delle portate all'uscita, misurare le portate, le precipitazioni in entrata e andare a vedere qual è il lambda che mi dà la migliore risposta. Nel nostro caso non siamo in grado di misurare, lo dobbiamo definire in altri modi. Talvolta si definisce questa quantità qua, U diviso Q max diviso S, dove Q max è la portata massima che si ottiene, diviso S, che ho sempre chiamato A, perdonatemi, ma mentre le rileggo nel mio a casa, queste slide per me sono tutte giuste, poi quando ve le racconto mi accorgo degli errori, poi mi dimentico di ricorreggerle, ma adesso che mi sto registrando poi correggo tutti gli errori. Questa S è uguale ad A, è la A di prima, quindi questa è la mia portata massima. Sospendiamo per il momento come facciamo a determinare lambda. Dopo vi do una ricetta per determinarlo. Quello che facciamo nei prossimi 10 minuti, intanto adesso supponiamo di aver risolto il problema di determinare lambda. E quindi andiamo a calcolarci. Facciamo un minuto di pausa. Proprio un minuto e poi andiamo a calcolarci, invertirci la formula di Gauss e restringere.